Oggi andiamo a fare un piatto straordinario, pasta, patate e zucca, buonissima. Cominciamo a fare la ricetta. Prima cosa, mettiamo dell'olio in una casseruola, non tantissimo di olio, un paio di cucchiai. Ci aggiungiamo uno spicchio d'aglio e un bel rametto di rosmarino. Accendiamo il fuoco, lo mettiamo al minimo e tutto questo serve per naturalmente insaporire bene l'olio. Ora andiamo a preparare le patate. Tagliatele il più piccolino possibile. Questa è la dimensione perfetta. Vado a togliere lo spicchio d'aglio perché ormai l'olio si è ben insaporito. Tolgo anche il rametto di rosmarino e vado ad aggiungere le patate. Fate attenzione perché ora l'olio è molto bollente. Aggiungo un gocciolino d'acqua, la metto semplicemente per non fare attaccare le patate. E ora vado a preparare la zucca. E cubettatela più o meno di queste dimensioni, leggermente più grande delle patate. E ora la vado ad aggiungere alle patate. Aggiungo un rametto di rosmarino e vado a coprire con l'acqua. Una leggera salata. E ora copro e porto quasi a cottura le patate. Diciamo che ora le farò andare per 10-15 minuti. Andate a controllare se le patate e la zucca sono cotte. Usate una forchetta, vedete se entra facilmente. Ma sì, queste sono praticamente quasi cotte. A questo punto si aggiunge la pasta. Giriamo bene. Siamo praticamente quasi alla cottura. Ne mancano un paio di minuti. A questo punto che cosa facciamo? Spingiamo il fuoco. E ora lasciamo riposare almeno 5 minuti, semicoperto. La pasta ha riposato, è praticamente pronta. E ora andiamo, intanto tolgo il bastoncino del rosmarino e vado ad aggiungere il parmigiano. E ne vado ad aggiungere abbondante, eh? Mamma mia, è fantastica, è cremosa. Il pepe, secondo me, ci deve stare, però come sempre è a vostro gusto, no? Ma una bella girata di pepe ci sta perfetta. E ora naturalmente, sfidando le leggi della natura, perché questa qui è a temperatura fusione, io l'assaggio. Non è buona poco, questa è buona proprio tanto. Buon appetito!